perché come faceva giustamente notare l'intervistata che è diretta di me, dice guardate che non è il costo 25 milioni di euro il delzino, ma è tutta l'infrastruttura che ci sta attorno. E questo diciamo no, ma è tanto il delzino. Questo per dire come l'importanza lessicale e l'importanza della protezione dell'informazione possano in generale, poi chi non avendo una chiara idea di che cos'è un sito, cos'è un'infrastruttura, una grande confusione e soprattutto il pervenimento di una informazione che è assolutamente spallata e fuorviante. Magari ti passo la parola per dire che sono profondamente d'accordo, tanto che io per rompere il ghiaccio quando inizio a fare la migrazione all'università dico una cosa sempre, dico sappiate che in rete esiste un animale che prospera, fa figli come conigli e si acquatta nell'ombra e ti salta la gola, che è la bufala, perché su internet la bufala prospera, ma per noi quello è il mio accenno alla responsabilità del ruolo di scrivere, perché la rete ha sdoganato chi non avrebbe dovuto fare questo mestiere, non avrebbe dovuto in qualche modo porsi come un comunicatore, e sta svestendo le responsabilità ai colleghi, noi stessi, perché è tutto così veloce che si prende e si butta dentro. Io vorrei farti un elenco infinito di bufale ben più pesanti di quella che comunque sia una piccolina riguardo all'attacco al binario. E questo c'è un altro aspetto, i danni che le aziende e le persone subiscono da tutto questo, perché non ci dimentichiamo che l'INAIL adesso ha un problema di regolazione che magari non ha nessun senso perché ha speso 25 milioni di ingegnerizzare i dati del suo archivio che sarà smigolato, quindi sono d'accordissimo. Ecco, poi altre due notazioni, poi diamo la parola all'avvocato Bassoli per un intervento un po' più giuridico. E mi sembra che tu giustamente abbia sottolineato uno switching che sta avvenendo, che è uno switching, è un cambio diciamo culturale che sta avvenendo a livello economico, cioè il passaggio dal focus dell'importanza della proprietà alla rilevanza invece piuttosto dell'uso, che è un cambio, se ci pensiamo, culturale fra i sistemi di civil law e quelli di common law, cioè i sistemi diciamo di codificazione quali l'Italia, la Francia, quelli dell'Europa continentale, e l'importanza che si viene data è quella proprio alla proprietà del bene, sia esso materiale sia esso materiale. In realtà con la rete si sta passando sempre più all'importanza non tanto del avere nel proprio carriere, ma nella possibilità di usare anche più un concetto di common law, cioè dei sistemi anglosassoni. E questo comporta un'ulteriore differenza culturale, cioè c'è una commissione che poi la stessa rete dà fra elementi culturali di sistemi giuridici diversi, creando ovviamente ulteriormente confusione e difficoltà poi di armonizzazione di istituti, per cui noi ci vediamo importati nei nostri ordinamenti, nell'ordinamento italiano in particolare, istituti, idee che non hanno un fondamento culturale, che quindi comportano o dei gap veri e propri culturali, oppure delle antinomie, dei contrasti o delle impossibilità. Un elemento per tutti, la privacy o la privacy, che è un concetto completamente antinomico rispetto a quello che hanno i sistemi di Rosasso. Assolutamente no, io sono veramente d'accordo su questo. Tra l'altro ragioniamo anche su un aspetto, cioè ormai in rete non siamo noi in relazione, sono i nostri conti, noi siamo ciò che scriviamo, ciò che facciamo in rete. Le aziende, le pubbliche amministrazioni sono ciò che scrivono, fanno e mettono a disposizione. Quindi in realtà la vera relazione non è fra i soggetti, è fra i contenuti. E questa relazione è una relazione di tipo operativo, cioè è l'utilizzo e la fruizione che io faccio del contenuto. E questo sta spostando ovviamente anche tutta una serie di approcci anche da un punto di vista culturale, anche per chi fa informazione, no? Nel senso,
Mentre prima io scrivevo un articolo che era pubblicato su un giornale e c'era la mia firma e mi apparteneva, appunto. Oggi se io scrivo un contenuto, un post sul mio blog, quel blog, quel post, per esempio, viene preso, utilizzato, magari anche condiviso con un commento. Quello diventa un metacontenuto, nel senso che non è più il mio post, è qualcos'altro. È qualcosa che è stato preso, reinterpretato con un piccolo commento a cappello e diventa un altro contenuto che viene a sua volta ritrasformato e rilavorato dalla rete. Questo tipo di processo scardina di fatto il concetto stesso di senso della proprietà. E qua torniamo all'originalità della rete, no? Io sono un libero contributore in una struttura che si basa sulla somma delle intelligenze, somma che è superiore alla semplice somma aritmetica delle stesse. Però poi torniamo anche al fatto che io devo scrivere un post e lo devo veicolare, sulla rete seguendo le regole di piattaforme sulle quali non ho nessun tipo di controllo, perché altrimenti io non sono visibile, questo non lo dimentichiamo. E io se non seguo determinate regole, le persone non mi trovano sulla rete, quindi non vedono il mio contenuto, quindi non mi trovano e io non riesco a comunicare, questo è un altro aspetto. Quindi poi in realtà è vero che il contenuto non è una mia proprietà, io lo metto a disposizione della rete, ma io sto trasferendo la mia proprietà alla piattaforma a cui lo faccio utilizzare. E non ci dimentichiamo che su quel contenuto quella piattaforma trae valore, perché Facebook guadagna sul mio traffico, sui miei dati e su tutto ciò che io genero, mentre io perdo la proprietà del mio contenuto, trasferisco il valore che dalla proprietà nasceva a un terzo soggetto. Scambi. E ma di cosa ne cambia? Visibilità, questa è la vecchia polemica della Huffington Post, lasciamo perdere, poi entriamo in un gira di Dio su questo, sulla rete ci stiamo scannando su questo aspetto. Però detto questo, è così, cioè io sto trasferendo il valore che io dovrei avere, che io avevo dal mio articolo di giornale firmato, stampato, che mi apparteneva, e se io cedevo, prendevo i diritti d'autore, io in realtà non lo trago più, lo cedo a un terzo e ne ricavo cosa? Visibilità? Parliamone. Bene, grazie per le provocazioni e le sollecitazioni. Io passo rapidamente la parola all'avvocato Elena Bassoli. L'avvocato Elena Bassoli è espertissima, può consentire un superlativo in materia informatica. Lei è presidente del CSIC di Genova, che è una delle più importanti associazioni di informatici in Italia, e presidente dell'Associazione Nazionale Giuristi Informatici Forensi, docente universitaria, collabora con valanghe di riviste, scrive, persona autorevolissima, credo di non poter andare avanti perché per mezz'ora, però ecco, è una persona estremamente competente e estremamente capace di anche comunicare i contenuti, e quindi passo direttamente la parola a lei perché ci parla appunto di problematiche digitali sotto il profilo di giurista. Grazie. Grazie a te collega, grazie all'organizzazione di Grosseto. Il Linux Day è veramente una grande opportunità di scambio, di cultura e di crescita per la diffusione delle idee e delle informazioni. Ho sentito parlare, adesso inizio il mio intervento in una maniera completamente difforme da come l'avevo preparato, perché secondo me una puntualizzazione è d'obbligo. Per quanto riguarda la giuridicità della rete, mi corre l'obbligo di segnalare che esistono tre posizioni differenti per quanto concerne il fatto di legiferare su quanto avviene in rete, sui comportamenti, sulle condotte che vengono svolte in rete,
se sia cioè necessario legiferare, non legiferare o vedere trovare la terza via. Allora, il nostro ordinamento giuridico, come sappiamo, si compone di disposizioni, meglio che norme, guastinianamente i giuristi integrano, le disposizioni che compongono il nostro ordinamento giuridico, civile, penale, amministrative. Il primo problema che si è posto con la nascita della rete è stato: sono direttamente applicabili ai comportamenti in rete? Ci sono dei comportamenti che sono nati con internet stesso e che quindi non potevano essere fatti rientrare nelle fattispecie giuridiche già esistenti. E poi allora il legislatore talvolta si è mosso e allora ha creato nuovi panorami all'interno dell'ordinamento giuridico italiano. Ad esempio, la prima cosa che mi viene in mente è la legge 547 del 93 sui crimini informatici. Mancavano i crimini informatici in Italia, cioè i crimini commessi con lo strumento informatico telematico, e il legislatore, al quale era stato chiesto aiuto dalla giurisprudenza, che non sapeva più a quel punto se alcune condotte potessero ritenersi lecite perché non perfettamente rientranti nella fattispecie penale già prevista, o illecite, ma sappiamo tutti che in ambito penale il principio di analogia non si può applicare, non si può adottare. Quindi o la fattispecie concreta, la condotta, rientra esattamente in quanto previsto dal legislatore, o se c'è anche solo una piccola divergenza tra la ratio e la parola, la lettera del legislatore e quanto commesso, teoricamente non c'è illecito. Un caso per tutti: la famosa truffa, no, 640 del codice penale, prima che venisse introdotta la legge 547 del 93 che introduceva 543, ebbene, ad esempio, la truffa applicata sui dispositivi lettori bancomat non poteva essere praticamente sanzionata perché non rientrava nella fattispecie specifica della truffa, che dice che specifica che occorra l'induzione dall'uno in errore mediante artifizio raggiri. Ma se io frodo l'apparecchio del bancomat, chi è che mediante artifizio raggiri induco in errore? Questo era il problema che la giurisprudenza si era trovata ad affrontare prima del 1993. Cioè il fatto che non ci fosse uno strumento giuridico e che occorresse mandare esempi da pena condotte che invece avevano una decisa rilevanza negativa sociale e giuridica. Ecco così quindi, diciamo, il legislatore interviene. Interviene non soltanto con la 547 del 93, in tutti i campi che ormai conosciamo, che sono legati all'ambito del diritto dell'informatica. Intervenuto con la 675 del 96 per quanto riguarda la tutela dei dati personali, legge che poi è stata abrogata dal decreto legislativo 196 del 2003, che è l'attuale testo unico in materia di privacy. È intervenuto con il decreto legislativo 82 del 2005, che direttamente oggi ci interessa perché è il codice dell'amministrazione digitale, che disciplina quindi tutti i rapporti, è stato un po' il caposaldo della prevista per quanto concerne i rapporti tra la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese. E poi è intervenuto con la legge 48 del 2008, in esecuzione della Convenzione di Budapest, per quanto concerne tutti gli aspetti, non tutti gli aspetti della digital forensics, cioè dell'acquisizione della prova digitale, su cui poi ci intratterrà la guest star di oggi, che è Fabio Massa, che è appunto uno dei maggiori esperti per quanto riguarda proprio l'acquisizione e della prova digitale e la sua esibizione, producibilità in giudizio, affinché non venga ripudiata o dichiarata inammissibile. Quindi dicevo, uno dei modi in cui l'ordinamento giuridico si è interfacciato, si è rapportato con il mondo di internet è stato quello di dire: esiste una legislazione,
fino a che non intervengono norme nuove, tentiamo di applicare questi criteri, ma in ogni caso l'ambito di internet non è una bolla legibus assoluta che possa quindi essere assolutamente priva di regolamentazione. La regolamentazione occorre, deve esserci, o si prendono le norme che già esistono oppure se ne creano di nuove ad hoc. L'altra alternativa è quella della nessuna regolamentazione, la legge del Far West. È un po' quello che succede con i nomi a dominio. Il principio del first come, first serve, chi prima arriva meglio alloggia, è quello che tuttora esiste per quanto riguarda l'accaparramento, diciamo così, l'assegnazione dei nomi a dominio. Io voglio registrare e trovo libero Coca-Cola.com e mi registro Coca-Cola.com, nonostante io in quel momento sappia perfettamente di operare una condotta di cyberstalking, magari tentando poi di rivenderlo per centinaia di migliaia di euro a un legittimo titolare del marchio. Certo, è intervenuto il codice della proprietà industriale nel 2006 dicendo: va bene, non c'è nessun tipo di controllo, tu teoricamente lo puoi fare, ma attenzione, perché io legislatore con il codice della proprietà industriale ti dico che d'ora in poi i nomi a dominio saranno equiparati ai marchi. E quindi se tu ti accapari un nome a dominio che non è tuo e che corrisponde a un marchio registrato, sappi che lì per lì, in prima battuta, lo puoi fare, perché nessuno ti controlla, nessuno ti censura e nessuno te lo impedisce. Ma nel momento in cui il legittimo proprietario si fa vivo e ti fa causa, sappi che d'ora in poi la tua sei la perderai, perché esiste appunto un marchio registrato. Allora dicevamo, tre scenari si aprono: la regolamentazione già esistente oppure nuova, la mancanza assoluta di regolamentazione in internet, oppure la terza via, che era quella tra l'altro già favoleggiata e ambita dall'ex presidente della Privacy Stefano Rodotà, che ne parlava diversi anni fa a qualche lezione con me, in cui diceva in definitiva: occorre sì una regolamentazione, ma una regolamentazione cosiddetta multi-stakeholders, cioè una regolamentazione che provenga non dall'alto, in positiva imposta dal legislatore, bensì una regolamentazione formata dagli attori che compongono il mondo di internet. E tra gli attori ci sono naturalmente i provider, le associazioni di cittadini, le pubbliche amministrazioni, le imprese che fanno impresa su internet, e ognuno dovrebbe in pratica contribuire alla formazione di regole comuni. È un po' quello che è successo con la netiquette, se vogliamo vederlo agli albori, no? queste regole del tipo non parlare, non scrivere in maiuscolo perché è come se tu urlassi, sono norme che ci siamo autodati, autoforniti noi utenti di internet. Ebbene, la terza via, dico subito che i tempi non sono ancora maturi per arrivare a questo, la terza via dovrebbe proprio essere questa, quella cioè della autoregolamentazione di internet, liberandoci dal giogo della legislazione sovrastante. Questo è un cappello introduttivo che ritenevo necessario, ma che non avevo appunto preventivato di introdurre oggi. Quando però il collega Nicosia mi ha dato questo simpatico librettino che è fatto dalla Manuela Cini e da Luigi Pagani, mi sono messa un po' a sfogliare. L'ho trovato nell'appendice aneddoti divertenti, una cosa che fa a caso nostro. Dice: durante una conferenza stampa sul tema del digital divide, un ospite interviene dicendo: il problema è che io il digital divide non lo uso. Allora, il problema è che il digital divide non lo uso, il problema per quanto riguarda il mio intervento è che la PEC esiste, ma spesso non la si usa e non si sa talvolta neppure di averla. Che cos'è la PEC? Io credo di avere qua un pubblico molto qualificato che sappia già perfettamente in che cosa consiste la posta elettronica certificata.
E allora però mi limiterò semplicemente a dire che la posta elettronica certificata corrisponde, come penso tutti voi sappiate, semplicemente alla raccomandata. La raccomandata cartacea, la raccomandata con ricevuta di ritorno, diventa, si trasforma in era tecnologica nella FEC. Con alcune però differenze sottili ma sostanziali. Già la Corte di Cassazione nel 1986 aveva decretato, eravamo nel 2004, se ne viene fuori a dire la raccomandata per anni, dall'800 ad oggi, abbiamo detto che faceva prova del contenuto, ma non è vero. Qualche avvocato lungimirante aveva portato la questione fino in Cassazione dicendo: attenzione, la raccomandata, controparte che produce la cartolina di ritorno di una raccomandata, che però non prova nulla, prova soltanto che una busta da quell'indirizzo è stata spedita, ma non mi prova il contenuto. Quella busta poteva essere vuota, dentro poteva esserci un foglio bianco. Non è provato, non c'è legame tra la busta e il contenuto. Stesso discorso, ribaltato, si può fare per ovviare a questa handicap della raccomandata cartacea con il plico. Lo plico, invece di metterlo in busta, prendo un foglio di carta, ci scrivo quello che devo scriverci, lo piego per bene e poi lo chiudo, lo faccio sigillare e faccio apporre il timbro della posta qua sopra. Qui la busta, che non c'è, che è costituita dal retro del foglio, è intimamente connessa con il contenuto del messaggio. Questo è una vera prova. La raccomandata non è una vera prova. Allora la PEC, più che corrispondere a una raccomandata con ricevuta di ritorno, direi che corrisponde a un plico con ricevuta di ritorno, perché il suo contenuto è intimamente connesso con il suo vettore. Il contenuto e il contenente sono inscindibili. Quindi io, una volta che ho la ricevuta di PEC, di che il gestore ha preso in carico la mia PEC, il mio gestore di PEC, quindi il gestore dell'intero, e ho la ricevuta del gestore del destinatario che mi dice che è stata presa in carico, io ho la certezza e posso dimostrare che quella PEC con quel contenuto è esattamente giunta nella casella di posta elettronica del destinatario, quella data ora, in quel giorno. Il fatto che io abbia quindi questa prova mi conferisce la possibilità di portarla anche in giudizio, una prova di questo genere. C'è però un handicap della PEC. E qui venne a parlare con il Lux Day, sembra incredibile che siamo ancora a questi livelli in Italia. La PEC è un fenomeno solo ed esclusivamente italiano. È una logica proprietaria italiana e non è interoperabile con gli standard internazionali. Quindi abbiamo un bel dire, parlare di interoperabilità, di comprensione tra i sistemi, se poi va a finire che siamo solo noi ad utilizzare un sistema che in Francia, in Germania e in Inghilterra, non è negli Stati Uniti, tantomeno in Cina, in Giappone e in Italia, non è minimamente riconosciuto. Quindi soltanto all'interno dell'Italia io riesco a ottenere questa prova di raccomandata elettronica. Naturalmente, certe volte gli studenti mi dicono: ma se io mando una PEC dalla mia casella di posta elettronica ordinaria e io ho una casella PEC, ottengo i certificati che mi servono per attribuire efficacia di prova a quel messaggio? E la risposta ovviamente è no. E no, perché ovviamente io non avrò, non avendo io mi intendo utilizzato una PEC, ma avendola semplicemente inviata con l'indirizzo di PEC, i casi sono due: o il destinatario non l'ha proprio ricevuta e io nel frattempo probabilmente non ricevo neppure un messaggio di errore, quindi io mi intendo, sono convinto di aver mandato un messaggio normale via email a una casella PEC. Oppure l'altro caso è che se il destinatario ha sbloccato il settaggio in maniera tale da poter
ricevere, non si può anche fare, ma poter ricevere una PEC anche da un indirizzo non PEC, che cosa succede? Che io non ho comunque la ricevuta del mio gestore di PEC, che invece in qualità di mittente, se io avessi usato la PEC, l'avrei avuto. Quindi rimane monca di una delle due ricevute. Per essere perfetta deve avere delle ricevute, come siamo abituati con le raccomandate. Cosa facciamo? La velina, diciamo, quella sottile che si stacca in due, una parte resta all'ufficio postale, una parte a noi, ed è quella con cui ce ne torniamo a casa dopo aver essere andati all'ufficio postale, e poi abbiamo dopo qualche giorno la cartolina di ritorno. Ecco, le due ricevute, le due cartoline sono sostituite appunto dalla ricevuta del gestore mio dell'intente, che corrisponde alla velina che mi resta in mano, e da una ricevuta del destinatario che mi garantisce che quel messaggio è arrivato, è stato recapitato, è stato depositato dentro la cartella, la casella di posta elettronica del destinatario. Il problema è, come dicevamo prima qui, il problema è che io lo digital divide non lo uso. Qualche anno fa mia nonna, che aveva tempo 87 anni, vedendo la pubblicità di Brunetta, della PEC, della digitalizzazione, della PIA, mi chiese di aprirle una casella PEC a suo nome. Cioè, ma sai, così magari mi metto in contatto con l'Inps, ho fatto che anche l'Inps aveva la sua PEC, volendo uno aveva la PEC dell'Inps, la PEC dell'ACI, la PEC in quanto per me azienda professionista è iscritto all'albo, la PEC dei rapporti con la pubblica amministrazione, magari appunto quella di GOP, e sono andata a finire che avevo 4-5 PEC. Ecco, mia nonna pretendeva di entrare in contatto con la pubblica amministrazione 4 anni fa tramite PEC, e io le dissi: ma chi te la controlla? Ma chi te la controlla? E me la controlla tutto di questi tempi, tutti i giorni mi metto lì a controllare la PEC. E mia nonna: e la mica tutti i giorni, la controlli una volta ogni 6 mesi e siamo a posto. Non hai capito. Se tu ti apri una PEC, significa che se ti dimentichi di pagare il bollettino della spazzatura, ti arriva via PEC il sollecito. Tu non lo sai, la cosa va avanti, non fai imposizione, non dici magari guardate che ce l'ho qua, non l'ho pagato, ma in realtà adesso te lo pago, e ti arriva la cartella esattoriale via PEC. Tu non lo sai e il procedimento va avanti. Questo è uno dei motivi per cui io di solito ai semplici cittadini sconsiglio caldamente, almeno vorranno le pubbliche amministrazioni, sconsiglio caldamente di fare la PEC fino a che non sarà obbligatorio, perché assolutamente meglio, a meno che non si sia assolutamente certi di avere il controllo totale pressoché quotidiano. Io ho 17 account di posta elettronica, li ho tutti convogliati su, non sparate su pianista, su Outlook, e quindi in questa maniera riesco a gestire tutti e 17 gli account, insomma, perché l'ho fatto anche con il DOR, per altri motivi, ma riesco a gestire questi account, e dentro c'è anche quello di PEC, e quindi io tutte le volte, diciamo 20 volte al giorno che controllo la posta, mi scansiono anche gli indirizzi della PEC. Se però non si intende utilizzarla in questa maniera qui, è evidente che non sia un buon metodo quello di, non sia un buon punto d'arrivo quello di richiedere un indirizzo di posta elettronica pubblico o governativo per quanto riguarda i rapporti con la pubblica amministrazione. La PEC, che altre caratteristiche ha, oltre a quella di fungere da raccomandata? Diciamo subito e sfatiamo un falso mito, ormai se ne parla da tanto tempo, quindi credo che sia una verità ormai assodata. Però ancora ieri su Facebook mi sono trovata ho visto un messaggio, un post di un collega che diceva: la PEC che è roba che si mangia. E l'ho impostato automaticamente sul mio, dove veniva spiegato che non solo la PEC non è qualcosa che si mangia, ma la differenza tra la PEC e la firma digitale. E dice che ancora molti
E molte pubbliche amministrazioni, ma anche molti privati, sono convinti che la PET sostituisca la firma digitale. Non è così. Sono strumenti diversi, con finalità diverse, tecnicamente, tecnologicamente differenti, che non vanno minimamente a sovrapporsi. Se io mando una PET il cui contenuto non è firmato digitalmente, equivale al fatto che io mandi una lettera raccomandata non sottoscritta da me. Una lettera scritta, stampata dalla stampante, scritta col computer, dove manca la mia sottoscrizione autografa. Quindi chiunque potrebbe averla mandata. Il fatto che io abbia utilizzato la mia casella di PET, nemmeno quello mi come dire, garantisce dal fatto che sono stato realmente io a scrivere quel messaggio. Quindi la firma digitale ha la funzione di sottoscrizione autografa. Se vogliamo trasportare questi strumenti informatici all'interno del mondo analogico, possiamo dire che l'equivalenza PET uguale raccomandata o ricevuta di ritorno è uguale a firma digitale uguale sottoscrizione autografa, uguale sottoscrizione di pugno, con una differenza fondamentale anche qua, perché gli strumenti analogici non sono mai perfettamente riprodotti dagli strumenti digitali. La differenza è che se qualcuno firma al mio posto con la mia penna e mette la mia firma, io posso sempre tentare di disconoscere la firma. Non è la mia, non come ha fatto una volta un cliente, ero all'inizio, ero appena diventata avvocato. Questo qui mi affida una causa tutta cartolare, praticamente in materia di fare condominiale. E questo se ne arriva e mi dice, io gli dico, mi raccomando, lei non ha mai ricevuto una lettera di messa in mora, vero? No, oh, non è mai arrivato niente, giuro, nulla di nulla, nessuno mi ha mai avvisato, no, perché qua l'amministratore mi ha fatto la parte, arrivato in udienza, controparte, mi tira fuori la cartolina di ritorno della raccomandata. Con una firma. Io ancora speranzosa, un barlume, un briciolo di speranza, la sottopongo al mio cliente e dico, non è la sua firma, vero? Sì, sì, è proprio la mia. Allora, è un caso. È un caso. È un caso. Io ci rimasto così male che per tipo di caso fa come difficile. Ma al di là di quello, il problema è che io posso disconoscere la mia firma, un problema, una cosa buona, una cosa ottima. Non è la mia firma, ti dico che non lo è, non lo è, tutto è chiuso. Facciamo un'istanza di verificazione di scrittura privata, di sconoscimento, insomma, chiamiamo anche dei calligrafi, diciamo, vero, vedi che io la faccio così, questo invece fa l'occhietto con l'altro. Con la firma digitale questo non è possibile. Non esiste disconoscimento di firma digitale. Una volta che il certificatore, che va un po' al gestore della PET, no? Cose diverse, gestori di PET ce ne sono molti di più che non certificatori, in Italia siamo su 21-22 certificatori, tra cui Poste Italiane, il Consiglio del Notariato, il Banco di Roma, eccetera. Ebbene, quando il certificatore si accerta della mia identità e mi consegna il dispositivo per firmare digitalmente i documenti, lui automaticamente è come se mi attribuisse il potere di fare la mia firma messo dentro un token. Se io quel dispositivo me lo perdo, o lo do da utilizzare alla segretaria, al praticante, a mio fratello, a un vicino di casa, perché io dico, senti, guarda, non posso esserci, bisogna stipulare, bisogna scrivere, mandare questa lettera, firma un po' più digitalmente, ecco qua c'è la mia pennetta con dentro il dispositivo di firma digitale, e poi quello ci mette un contenuto totalmente differente da quello che avevo chiesto di mettere, la colpa è mia. La responsabilità è esclusivamente del titolare del dispositivo di firma. Non esiste possibilità di esclusione della responsabilità, è automatico. È come se io dessi a mio fratello
la possibilità di, con una penna magica, di riprodurre esattamente nel minimo dettaglio la stessa pressione, inclinazione, movimento che utilizzo per fare la mia firma, senza possibilità di disconoscimento. Il problema, tra l'altro, dei certificatori che rilasciano i dispositivi di firma digitale è un problema di, come abbiamo accennato prima, di individuazione dei soggetti che richiedono il dispositivo di firma. Ricorderò sempre un caso, il caso VeriSign, che come saprete è uno dei massimi certificatori a livello mondiale, no? Tutte le volte che acquistiamo qualcosa con la carta di credito in internet, di solito c'è tipo Trusted for by VeriSign, no? Quindi è stato forse il primo e più grande certificatore a livello mondiale. Qualche anno fa negli Stati Uniti tenne una condotta orribile. Si era ancora agli inizi, si era agli albori di questi dispositivi di firma digitale, eravamo al tempo del Service Pack 1, tanto per parlare ancora un po' di software proprietario. Service Pack 1 di Microsoft, ma non ci fa una bella figura, perché cosa successe? Che Microsoft non ne sapeva assolutamente nulla in questo caso, ma due suoi ex funzionari infedeli si recarono da VeriSign dicendo di essere funzionari Microsoft. VeriSign non controllò, cosa che invece adesso in tutte le legislazioni del mondo c'è scritto che è responsabilità del certificatore verificare di persona l'identità del soggetto richiedente, quindi andacino la carta d'identità e ti devono vedere in faccia che sei proprio tu che richiedi quel dispositivo di firma. Questi due soggetti andarono lì, non andarono neanche lì, telefonarono, dissero siamo John Smith e Pinco Pallo. Siamo funzionari Microsoft, rilasciateci due firme digitali. Benissimo, VeriSign chiede le firme digitali. Questi due furboni cosa fecero? Cominciarono a mandare milioni di email a tutti gli utenti del mondo, alcuni dei quali erano clienti di Microsoft, altri no, ovviamente, alcuni ci sono cascati, moltissimi non ci sono cascati, ma molti sì, con una lettera del seguente tenore. Caro cliente, se vuoi Service Pack 1 manda 10 euro su questo conto, 10 euro, 10 dollari su questo conto. Al tempo era il primo, nessuno sapeva qua che era in realtà gratuito, inserito all'interno, eccetera. Quindi moltissimi diedero questi 10 dollari. I due sparirono. I cittadini americani che erano stati trovati da questa condotta decisero di fare una class action, che non funziona, a differenza di qua, e fecero causa a chi? A VeriSign, perché aveva tenuto una condotta improvvida la quale li aveva indotti in errore pensando di avere a che fare con dei soggetti che in realtà non erano i soggetti che i cittadini credevano che fossero. Questo è un esempio, così come che va a confortare il fatto che come la firma digitale e i dispositivi di firma siano assolutamente rilevanti, come il dispositivo di firma digitale costituisca un pezzo di noi. Qualcuno ha parlato di firma digitale con sistemi biometrici, benissimo, riconoscimento dell'iride, impronta digitale del pollice. Per quel token chiama il gestore, il certificatore, e gli dico senti, l'ho perso, bloccalo. Mi fanno, cosa ormai assolutamente replicabile, non più da cattivi di 007, ma anche nel mondo attuale, mi replicano la mia impronta digitale, mi taglia il dito o mi spiantano un bulbo oculare ed ecco che io mi sono perso, non solo la firma, penso che l'idea di aver perso la firma digitale sia un uno dei miei pensieri, però se l'hanno fatto probabilmente era perché volevano utilizzare la mia identità. Allora, questi dispositivi che permettono di utilizzare l'identità di altri ci portano ancora a un altro fattore, no? Un po'. Ad esempio il furto d'identità sui social network. Ce ne sono in continua crescita, soprattutto tra ragazzini, ma non solo,
che confidano le password, ad esempio l'amica del cuore, l'amico del cuore, no? Sì, entra tu, guarda pure tu che cosa scrivi. Così questi entrano dentro, poi dopo una settimana non sono più gli amici del cuore, diventano più acerri gli nemici, entrano dentro il sistema, entrano dentro l'account e cominciano a sparlare, a scrivere cose inimmaginabili, impronunciabili. Giulietta, insomma. Con sotto però il numero di telefono. E generalmente c'è anche, cioè, mi è capitato anche di vedere un caso in cui c'era una sorta di menu con prestazioni e prezzi, una cosa elegante. Bene, ecco, questi sono i rischi di chi ovviamente ha poca attenzione, poco riguardo per la propria identità in relazione all'ambito digitale. Poi vi dico ancora, vabbè, questo lo sapete già, che il 29 novembre del 2009 è entrato in vigore l'obbligo della PEDE per i professionisti, mentre 2 anni dopo è entrato in vigore l'obbligo della PEDE per le imprese. Ma il 29 novembre del 2011, dal 29 novembre 2011, tutte le imprese di nuova costituzione devono segnalare la PEC, l'indirizzo PEC al registro delle imprese, alla Camera di Commercio. E così pure quelle di vecchia costituzione devono ovviamente dotarsi di un indirizzo PEC. Un problema assai rilevante che pone la PEC, oltre al fatto di non essere interoperabile con gli standard internazionali, è quello della conservazione dei dati. I dati delle PEC vengono trattenuti dai gestori di PEC, che sono gli unici che possono poi alla fine entrare dentro la nostra casella di posta elettronica certificata, per 30 mesi. Molti si sono chiesti cosa viene fatto di questi dati nei corsi 30 mesi. Perché molti si chiedono come vengono trattati questi dati già all'interno nel decorso dei 30 mesi. Ma quali sono le sorti di questi dati nel corso dei 30 mesi? Vengono cancellati? Cancellati come? Sappiamo benissimo la differenza che intercorre tra la cancellazione e la distruzione di un dato. Io posso cancellarlo ma non distruggerlo. Allora che cosa succede? Che magari questi server su cui sono i dati delle mie PEC fra 30 mesi potrebbero essere dismessi. Come? Con un sistema di smaltimento certificato, fatto con tutti i crismi, eccetera, oppure con un sistema di smaltimento che spesso incontriamo, tipo i monitor messi in uno stanzone dove i dipendenti passano, i monitor, scusate, i computer messi in uno stanzone, il dipendente dice vabbè, ma questo qua che facciamo? Lo buttiamo via, vabbè, allora lo prendo io, lo porto a casa, lo rimetto a posto, lo pulisco, lo cancello, che vuol dire in realtà non aver distrutto assolutamente i dati, lo passo a un cugino che lo regala a suo fratello, e poi alla fine quindi le mie PEC custodite per 30 mesi dentro potrebbero ad esempio andare a finire in mani assolutamente estranee. Tra l'altro, posso fare un intervento? Esistono organizzazioni criminali oggi che recuperano, acquistano memorie di massa su eBay, su internet, o le recuperano appunto da dismissioni aziendali così, o grandi centri che comunque utilizzano giornalmente il computer per fare operazioni di data recovery e ricattare, esatto, diciamo, il proprietario di quei dati digitali. Quindi questa è una cosa molto frequente, non è specialmente sui beni. Diffidatevi, chi vuole comprare questa distruzione. Sì, anche perché comunque sapete benissimo che la cancellazione normale non è in realtà una cancellazione, ma è un'allocazione dei dati in uno spazio, in uno spazio, cioè in uno spazio non allocato. Quindi in realtà i dati rimangono lì residenti con semplicissime operazioni di data recovery. Quindi se dovete. Sono di proprietà. Prego. Sono di proprietà di Facebook, di dati. No, Facebook. Bene, vi ringrazio per l'attenzione.
hai aperto batterie di discussioni, di elementi. Anche qui potremmo fare, e abbiamo fatto, decine di convegni e le questioni sono molte. Purtroppo, come si dice, il tempo è tiranno. Casomai, ripeto, io invito eventualmente, visto che era molto disponibile e sa illustrare, secondo me, in una maniera deliziosa queste problematiche, se qualcuno avesse anche delle domande, interpellarla, approfittare della sua presenza per interpellarla subito, credo potrebbe essere una buona soluzione. Ora passiamo a un altro intervento dal lato giornalistico, dal lato comunicazionale, e vi presento Raffaele Belverio. Lui è il direttore responsabile di Key for Biz, quindi un altro modo di approcciare le problematiche della rete. Non perdo tempo, ti do subito la parola. Sì, grazie. Allora, mi ringrazio intanto per avermi invitato. Io credo che io sono direttore di un quotidiano online che si occupa di telecomunicazioni, internet e games, e da 10 giorni si occuperà anche di smart city. Per cui che cosa faccio? Io faccio la cronaca di quello che avviene durante il giorno, ok? Naturalmente nel fare la cronaca di quello che avviene durante il giorno, col passare del tempo abbiamo lo storico di ciò che accade. Io credo che il compito di chi fa un'attività come quella che facciamo noi sia quello di capire un attimo anche cosa succede domani. Anche da questo tavolo emerge una schizofrenia di fatto tra quello che effettivamente noi viviamo ogni giorno, cioè ciascuno di noi ha uno, barra due affari come questo in tasca. Salendo qui c'era una flotta di ragazzi che scendevano e ho visto almeno una decina di iPhone, ma un telefonino che costa 700-800 euro in mano ai ragazzi, che vuol dire che c'è intanto una disponibilità economica, intanto una familiarità all'uso, intanto una concezione da parte dei genitori di acquistare un oggetto del genere a un figlio. E qui quando sento discorsi sulle potenzialità della rete mi pare che siamo totalmente schizofrenici, cioè abbiamo in tasca un sacco di roba e ancora continuiamo a menarcela dicendo che le potenzialità della rete, come se dovessimo convincere chi? Noi? Ma noi siamo convinti, la platea è più convinta di noi. Il problema è che c'è qualche cosa che non funziona in questo meccanismo e questa è la ragione per la quale rischiamo di avere un approccio schizofrenico. Che cos'è che non funziona? Non funziona quello che noi immaginiamo sia una società della conoscenza e quello che invece è ogni giorno. Quindi noi siamo schizofrenici ogni giorno perché abbiamo in testa un funzionamento o in testa dei modelli, poi andiamo a spiegare una pratica attraverso un ufficio pubblico e vediamo che l'età della pietra non è scomparsa. Quindi tutte le difficoltà pratiche di un cittadino rimangono e tutto questo botto di roba che ci siamo detti sulla tecnologia non fa da nessuna parte. Naturalmente qui ci sono diversi ordini di responsabilità, anche noi non siamo noi partecipanti, diciamo, noi club, patria della società, non siamo esenti da responsabilità. E allora andiamo alla cronaca di questi mesi. La cronaca di questi mesi dice che l'Europa lancia una cosa che si chiama agenda digitale, di cui voi avete sicuramente sentito parlare, non dalla televisione sicuramente, perché che la televisione italiana non è una televisione che concepisce l'idea d'Europa. Se noi stiamo in telegiornali non c'è la rappresentazione dell'Europa e questo è un altro livello di schizofrenia. Perché l'Europa lancia l'agenda digitale? Perché l'Europa dice che se l'intero continente non fa un salto mentale, tecnologico, culturale, procedurale, economico, non va da nessuna parte.
E per dire in altre parole, noi dobbiamo avere la consapevolezza che si è chiuso un ciclo storico di 500 anni, iniziato con Colombo, in cui il mondo aveva un ombelico che era l'Europa, in cui l'economia aveva un ombelico che era l'Europa. Voi sapete che i funzionari sono organizzati sulla base di Greenwich, Greenwich è il punto zero, e c'è una spiegazione precisa, eurocentrica, perché avendo l'Europa, l'Inghilterra, che era il regno dove non tramontava mai il sole, fare un'organizzazione di funzionari su Greenwich voleva dire che da Londra si potevano controllare le borse americane e le borse asiatiche. Quindi noi abbiamo alle spalle 500 secoli, da Colombo a Greenwich, in cui l'ombelico del mondo è stato l'Europa. Ora l'ombelico del mondo non è più l'Europa, l'ombelico del mondo è altrove e non è più neanche gli Stati Uniti. L'ombelico del mondo tende a spostarsi verso Oriente. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che agli occhi di un cinese l'Italia non esiste. Agli occhi di un cinese ha una certa collocazione l'Europa. Un cittadino di Shanghai non sa dove si trovi Milano. Sa dove si trova l'Europa, sa che c'è una città molto bella che si chiama Venezia, probabilmente. Quindi noi dobbiamo intanto smettere dei panni, quelli di pensare che noi siamo il centro del mondo. Un tassista qualche mese fa mi disse: ah dottore, tanto gira e rigira, questi hanno da venire sempre qua al Colosseo. Però se uno gli dice: guarda che se questi cominceranno a capire che il Colosseo non gli interessa più, e gli interessa la città proibita, tu sei fregato. Sei fregato. Quindi non c'è più una cultura, un'economia, una tradizione eurocentrica. E queste sono le radici dell'agenda digitale. E l'agenda digitale non è il numero di computer, come qualche imbecille sta dicendo, non è il numero di utenti, non è il numero di... E il primo mito dell'agenda digitale indica che l'agenda digitale europea è la contribuzione di ciascun paese al mercato unico europeo. Cioè non vi è alcuna agenda se non c'è un mercato unico. Questa è la dimostrazione che tutto ciò di cui stiamo parlando ha un ombelico preciso, che è il sistema economico, cioè per essere competitivi. Quindi questa è l'agenda digitale. Naturalmente l'agenda digitale va declinata nei singoli paesi, e anche qui ci sono dei paesi che sono più avanti, dei paesi che sono più indietro. L'Italia, ancora una volta, è un paese che è molto indietro. Io non faccio le lamentele tipiche, ormai è diventato un mestiere quello di lamentare la retratezza dell'Italia, per cui cercherò di darvi qualche elemento, diciamo, di maggior qualche elemento con il policismo, per così dire. E che cosa avviene? Avviene che in questo ritardo noi scontiamo molti aspetti. È stato citato più volte il decreto Crescitalia, che è stato consegnato dal Consiglio dei Ministri una decina di giorni, no, meno, 26, 24, non ricordo il giorno esatto. Siamo quindi esattamente nei 60 giorni della conversione in legge. Per cui ci siamo? Ci siamo? Crediamo veramente di esserci? Risposta ovviamente no. Questo decreto viene fuori da cosa? Da un'azione di un governo non politico, tecnico, che sta cercando di fare del suo meglio per provare a mettere delle toppe, ma che ha creato questo decreto con una cabina di regia. In questo paese, quando voi non volete fare una cosa, fate una cabina di regia, oppure fate un tavolo di concertazione, perché noi siamo figli della cultura della mediazione. Nessuno si assume la responsabilità di dire: ho deciso questo. Si dice sempre: abbiamo concordato, tutti così, o tutti dentro o tutti fuori. E questo non va. Avete mai visto una società con 5 amministratori delegati? E chi risponde del bilancio? Chi lo firma il bilancio? Quindi una cabina di regia con 5 ministri alla pari non si è visto in nessun paese europeo. Poi è scattata una lite tra Passera e Profumo. Profumo mio, Passera al Ministero dello Sviluppo Economico. E anche lì, legnate sotto il tavolo. Io voglio il mio uomo a capo dell'agenzia, io voglio il mio. E quindi c'è un'agenzia, c'è un'agenda digitale e poi a cascata altre cose.
proprio ieri il governo ha dovuto nominare il direttore dell'agenzia, è successo un patatracchio. Probabilmente lo nominerà la prossima settimana, ma questo per dire che c'è un deficit di decisioni politiche. In tutti i paesi l'agenda digitale ha o un ministro responsabile della digital economy, oppure ha una competenza che va direttamente sotto la presidenza del Consiglio. E questa è una storia inequivocabile in tutta Europa. Per cui noi adesso abbiamo questo problema dell'agenda digitale. Per mesi, negli ultimi 2 o 3 anni, ci sono stati cortei per strada a richiedere l'agenda digitale. Tutti noi abbiamo fatto l'ira di Dio su questa storia. Adesso è stato approvato una settimana fa. Sono i 60 giorni in cui bisogna convertire in legge, i 60 giorni in cui tutti possiamo fare in modo che alcune virgole vengano cambiate, e non c'è più una. Zero. C'è un effetto narcotizzante di cui nessuno parla. Come dire che nell'ultimo tratto, quando tu devi dare lo sprint finale per arrivare al filo di là, rallenti e ti fai superare da tutti gli altri. È una follia, un altro elemento di palese schizofrenia, che è un elemento ricorrente nella nostra cultura. Quindi cosa accadrà in questi 60 giorni sarà difficile dirlo. Vedremo quello che accadrà. L'unica cosa certa è che l'agenda digitale, cioè il digitale di cui parliamo, che il Ministero dello Sviluppo Economico, che il Consiglio dei Ministri ha licenziato il 24, udite, è stato approvato dal Consiglio dei Ministri per effetto di un'azione congiunta di parlamentari di tutti i partiti che possiamo nominare. Paolo Gentiloni del PD, Antonio Palmieri del PDL, Roberto Rao dell'UDC, relatrice Deborah Bergamini, tutti alla Camera, e il decreto dove va? Al Senato. E dov'è che va al Senato? Alla Commissione Attività Produttive, dove non c'è un solo, ripeto, un parlamentare che si sia mai occupato di queste tematiche. Quindi ulteriore elemento di schizofrenia irreversibile. E adesso entriamo un po' in dettaglio, perché ancora una volta io voglio parlare delle cose su cui non si è d'accordo. Sulle cose su cui siamo d'accordo diamole per scontate. Abbiamo parlato nel corso della mattinata in più occasioni di infrastruttura, di neutralità della rete. Ora, per chi non lo sapesse, la rete è tutto ciò e quelle sono le strade su cui si viaggiano tutte quelle. La rete non è vero che è libera, la rete ha una proprietà come le strade, sia chiaro, come le strade richiede investimenti, quindi richiede quattrini, qualcuno deve metterci quattrini e le reti si fanno. E le reti sono usualmente su 4 modalità trasmissive. La cosiddetta DSL, quelli che quasi tutti noi abbiamo nelle nostre case, la fibra ottica, che è una roba di poche percentuali di pubblico sulla popolazione italiana, il wireless, cioè il telefonino, e il satellite. La neutralità della tecnologica della rete impone, attenzione, non suggerisce, impone che nella costruzione della rete si usi una logica di neutralità, cioè l'importante è che ogni cittadino abbia l'accesso alla rete, perché se, come è stato deciso dal 1 gennaio, io che ho un figlio non potrò più andare alla visita a scuola per incontrare il professore, ma dovrò comunicare via mail, se io non ho l'accesso alla rete, rischio di non parlare con il professore di mio figlio, magari non l'ho mai visitato in 10 anni. Però se non ho la rete, l'occasione è giusta per te, tu non puoi fare questa cosa. Quindi la neutralità della rete indica che la rete deve poter arrivare a ciascun cittadino indipendentemente dalle tecnologie usate. In più regioni italiane di diverso colore, rosso, rosa, grigio, con tutte le tonalità che voi vogliate scegliere, sono stati fatti dei bandi che escludono categoricamente l'uso del satellite. Il satellite, attenzione, nelle 4 modalità di cui vi ho detto, la più costosa è la fibra ottica. Quando si scava per la fibra ottica, come dice la parola stessa, si aprono le strade.
quando io faccio un collegamento in fibra ottica e spendo, faccio per dire 100, 70 di quel 100 viene assorbito dalle opere edilizie, cioè dallo Stato. Quindi io faccio una rete costosissima, il cui 70% è dato dalle operazioni di scavo del braccio che è alta, per intenderci. Poi metto la canaletta e poi tiro il filo. Sul versante opposto c'è il satellite. Il satellite non scava per 9 giorni, lo dice la parola stessa. Ma la differenza è che mentre per una rete di fibra ottica io devo scavare prima, con il satellite, se il satellite è già su, la rete esiste già. Devo solo avere la lampadina a terra da girare. Beh, alcune regioni italiane hanno fatto dei bandi per gestire dei fondi di provenienza FES e FEAS, cioè di provenienza europea, quindi i quattrini a cui gli enti locali sono sempre molto contrari, per degli investimenti in fibra ottica, quindi spendendo decine di, e in qualche caso centinaia di milioni di euro, piantando fibra in località dove la fibra non verrà mai, ripeto, mai usata. Una di queste regioni è la regione Lombardia. Noi abbiamo fatto una inchiesta sulla regione Basilicata e la prima che ha fatto il bando falso. Abbiamo fatto un'incursione, abbiamo pubblicato un articolo alle 2:30 del pomeriggio, alle 5:30 c'era già la prima interrogazione parlamentare di un parlamentare di Fini della Basilicata. Pensavo la prima querela. Anch'io pensavo. No, lei guarda, a me non ha mai guardato nessuno, quindi e non scriviamo per timore, se c'è una cosa la scriviamo ugualmente, insomma non è quello. E la cosa importante è che dopo 3 ore arriva una interrogazione parlamentare. Interrogazione parlamentare di un parlamentare che evidentemente ha un assistente particolarmente bravo, il quale ha messo delle parole chiave su Google, per cui ogni volta che sono delle cose gli arrivano subito le frecce. L'interrogazione parlamentare è un ritardo dell'articolo ed è successo di Dio, perché naturalmente, come si fa in questi casi, pubblicato l'articolo, verificato anche noi mezz'ora dopo che è stata fatta questa interrogazione parlamentare, alla sera, entro le 9 di sera, abbiamo mandato un indirizzario di 100 nominativi dal Presidente della Giunta della Basilicata in giù, compresi i direttori di dipartimento, eccetera, eccetera, con questo articolo. La mattina dopo il giornale della Basilicata ha fatto un paginone denunciando la circostanza. Cosa è successo dopo? Nulla. Anzi, come la farina, doppio zero. Allora, noi dobbiamo capire che questo livello di schizofrenia è inconcepibile. Allora non è più un deficit di decisioni. Quindi smettiamo di fare queste considerazioni che io leggo continuamente, sì, anche me, che leggo continuamente sulle potenzialità della rete. Provate a staccare la rete internet per 5 minuti lunedì mattina e vi sentirete come una persona cui viene messa una busta di plastica in testa e fatto il nodo all'altezza del collo. È inutile perdere tempo sulle potenzialità di internet è come l'aria che respiriamo. Il vero problema non è l'evangelizzazione, smettiamola di fare gli evangelisti. Smettiamola di parlare di quel 50% che non aveva, smettiamola con gli animi della informatizzazione mancato dell'ignoranza all'informatizzare informatica delle persone. La rete, le banche si fermano, le banche si fermano. Le prime speculazioni bancarie sono avvenute quando si è passati dal sistema satellitare che ha un delay, cioè un ritardo di 4 secondi, chi ha qualche anno in più della media come me, e sa che si faceva una volta le telefonate intercontinentali con no. C'era quel ritardo che poi dicevano perché questo non mi risponde? Perché la mia voce in effetti arrivava con 4 secondi di ritardo. In quei 4 secondi, quando è arrivata la rete, quei 4 secondi sono stati sufficienti per fare speculazioni finanziarie dell'ordine di miliardi di dollari. Quindi pensate quanto è importante la velocità della rete, quanto è importante non la velocità della rete, ma quanto è importante la velocità che diventa un fattore competitivo. Ma in un sistema politico dove per spostare una bottiglia d'acqua da questa scrivania ad una scrivania della stanza a fianco occorrono 30 giorni, siamo morti, altro che eurocentrismo perduto, siamo morti, non abbiamo chance, noi periremo e
l'Europa diventerà un paese, e l'Italia con di più la Gardaland, dei cinesi ricchi che verranno a fare qui viaggio di noi. Questa è la prospettiva che noi abbiamo, ed è una prospettiva accentuata da tutta una serie di fattori. Noi abbiamo un esercito di giovani che perdono tempo sulle nuove applicazioni, state su Facebook come faccio io per delle ore, e mi diverto da pazzi. Ci sono, seguo ovviamente una decina di gruppi, tra cui alcuni, c'è uno che si chiama indigeni digitali. Voi andate lì e vedete che cos'è la perdita di tempo scientifica per parlare di tecnologia altrui senza aver mai prodotto un solo bit di applicazione, un solo bit, altro che innovazione. Noi siamo un paese di consumatori, allora dobbiamo uscire da questa roba. E quindi il deficit di decisione deve essere superato. Questo è il vero grande gap. Non è l'italiano che è poco informatizzato e che non sa usare il computer, è colui che decide che non sa decidere e che usa il ritardo decisionale soltanto per narcotizzare le decisioni, come sta avvenendo in queste settimane proprio sull'agenda digitale. Detto questo, due sole parole, chiudo e vi chiedo scusa se ho preso troppo tempo, due sole parole su un aspetto relativo, così usciamo anche un attimo dalle dinamiche locali, intendendo per locali quelle nazionali ovviamente. La rete internet, io non entro nel discorso sui blog, eccetera, eccetera, ho molta simpatia per tanti blog, e poi per buona parte, dato che questo volo è stato ideologizzato, ormai è una categoria scientifica, no? Cioè tu fai una cosa, invitiamo questi e poi invitiamo i blog. Poi alla fine viene fuori che un ruolo voluto, gonfiato come un palloncino, e poi dato che io vedo sempre in posta alle 4 del mattino, mi chiede, ma tu figlio mio, domani mattina cosa fai esattamente? Cioè campi soltanto con i 300 euro che Google ti manda, perché ti paga Google, diciamole queste cose, perché Google ti paga per farti fare campagne a favore di Google. E questo apre l'ultima considerazione che vorrei fare, quella sugli equivoci. In questa tornata di grandi equivoci, noi tutti abbiamo seguito le vicende di Steve Jobs. Steve Jobs era un uomo pazzissimo, straordinario, chi ha letto la sua biografia non può che mettersi le mani ai capelli dall'ammirazione, personalità incredibile, il più grande monopolista che la storia dell'uomo abbia mai registrato. Quando a Foxconn gli dissero guarda che lì sono morte 154 persone, lui ha risposto direttamente: il progresso ha i suoi prezzi. Dopodiché è un genio. Abbiamo spesso, io ho letto un Leonardo, tutto quello che gli pare, ma sicuramente un genio. Ma attenzione, io ho visto piangere ragazzi che si spiegano le mani sulla libertà della rete. Ma quella è un liberticida. E tu metti la fascia del punto? Ovviamente, figurate, no? Cioè, una morte, la morte, la sua è stata una morte anche brutta, e per un genio è una perdita per tutti. Ma altra cosa è dire, gli equivoci rimangono. Gli equivoci rimangono tutti. Attenzione, Apple, che ha ormai una liquidità superiore a quella dello Stato americano, lo Stato della macchina statale. Apple vale due volte e mezza l'intero capitalismo italiano, dalla Fiat in poi. Ha un bilancio pari a quello di 8, 10, 15, 18 stati. Questo pone un problema su un altro aspetto, dato che, come ho detto all'inizio, dato che parlo ogni giorno di quello che accade, il mio compito credo sia quello di guardare avanti piuttosto che guardare indietro. E se guardo non avanti, ma molto avanti, è evidente che noi abbiamo una situazione come saggisti come Jacques Attali e tanti altri come lui, Barrack, l'indiano, che si occupano di governance del mondo, non della rete, dicono, noi viviamo già in un mondo in cui l'ONU ha un peso specifico, pare anche questo come la farina, doppio zero. Se voi avete un problema, mandate loro ed è un modo per non risolvere mai più il problema. Strada di Emergency ha più ruolo, carisma e capacità decisionale di un capo di Stato.
Bill Gates con la sua fondazione ha risultati nella lotta contro l'AIDS 10 volte superiori a quello di qualunque organizzazione mondiale della sanità. Questo per dire cosa? Per dire che nella governance del mondo gli stati sono destinati a dissolversi. E noi abbiamo davanti un mondo in cui quello che sarà molto di più nella governance, ma già oggi è così, abbiamo le imprese. Il futuro non sarà fatto di stati, ma sarà fatto di multinazionali. E se volete dirla in altro modo, è sufficiente considerare che gli investimenti di ricerca e sviluppo, cioè il sapere, non è fatto più dagli stati, è fatto dalle imprese. Perché dico faccio questa considerazione? Perché mentre Apple vuole controllare il mercato, Google vuole controllare il mondo. È una cosa diversa. Se voi guardate i piani di sviluppo, di ricerca e sviluppo di Google, che guardano fino al 2070, voi vi rendete conto che lì c'è un'operazione importante. Perché? Perché il governo americano sa che non può più gestire l'economia mondiale con i carri armati. L'Afghanistan vedrà svuotato i soldati americani, perché non si può più lavorare così. Per fare la geopolitica occorre l'economia digitale. Tant'è che la Cina non ha mandato a casa l'ambasciatore americano, ma ha chiuso le porte a Google in Cina. E l'economia digitale si fa grazie a tutto ciò che avviene in rete. Ma attenzione, i cosiddetti over the top, io ho citato poco fa Apple, Google, ne vogliamo mettere altri? Amazon, ne vogliamo mettere altri? Netflix che vende film. Pensate, una società che vende film e che ha avuto un successo pazzesco e che è fondata su un modello di business geniale, geniale, ha un'occupazione di banda, cioè della rete del